Paolo Miller, il procuratore generale aggiunto a Roma, che però ha svolto per moltissimi anni il compito di pubblico ministero, il Napoli, occupandosi proprio di reati contro la pubblica amministrazione, quindi delle cose che stiamo dicendo questa mattina. Grazie per l'invito, cercherò di essere breve, proprio focalizzandomi su alcune questioni che possono interessare tutti coloro. Non ritengo che il confine tra illecito e illecito sia sottile, perlomeno nella maggior parte dei casi si sa quando si sconfina, si sa se si sta dalla parte dell'illecito o dalla parte dell'illecito. Non è sottile il confine, sono poche le guardie messe a tutela del confine, sono poche, cioè le strutture, perlomeno sono state in passato, che consentivano di prevenire e reprimere in modo adeguato la corruzione. Perché, è stato giustamente detto, non si corrompe per passione o per inclinazione naturale, si corrompe per calcolo, si corrompe per semplificare le procedure amministrative, per avvicinare il burocrate che viene visto come qualcuno che sta in alto, che non sta vicino e che occorre avvicinare. Quindi per rendere incapiente questo calcolo occorre che gli interventi preventivi e repressivi siano efficaci, perché il cittadino, a maggior ragione l'imprenditore, pone nel calcolo le reazioni che l'ordinamento può fare e se sono in grado di in qualche modo contemperare l'utile che si pensa di poter conseguire con la corruzione. Prendo spunto dalla presenza di Cantone, perché Cantone certamente sa meglio di me che in ordine al ruolo dell'anticorruzione nel nostro sistema già ormai c'è un contrasto in alcuni casi abbastanza forte su quelle che sono i poteri. E parlo anche della considerazione che faceva Borgomeo circa la confusione delle norme, perché anche ai tecnici diventa complesso studiare norme, metterle in rapporto, coordinarle tra loro. Viene meno, è capitato di partecipare a un dibattito, quello che un filosofo del diritto, non Fuller, in un'opera fondamentale, Le morali di Condotto, diceva doveva essere il requisito della moralità interna del diritto, del sistema di normazione. Le norme devono essere poche, chiare, non determinativo di conflitto tra il momento propositivo e il momento applicativo. Questo purtroppo oggi nel nostro sistema normativo non c'è. La corruzione, poi supero per altre questioni che volevo porre in come presupposto, è uno non solo, ma uno dei fattori di crisi del sistema impresa in Italia. Perché incide, chiamo tante relazioni della Corte dei Conti, in modo fortissimo sul sistema economico. Quali sono i rimedi che il legislatore in modo abbastanza diffuso e recentemente ha introdotto per combattere la corruzione in modo eccessivo? È la legge, la conoscete, 190 del 2012, che va raccordata poi con la legge sulla semplificazione amministrativa, la 114 del 14, la convertita in decreto legge sulla semplificazione, che vuole creare uno strumento preventivo e repressivo che può contrastare efficacemente la corruzione. In questo sistema un ruolo assolutamente centrale e decisivo ha proprio l'autorità oggi presieduta efficacemente, penso conosco Cantone, da Raffaele Cantone. Che significa? È stato chiaramente evidenziato come all'autorità anticorruzione compete oggi verificare i vari momenti dell'attività imprenditoriale nel momento in cui si manifestano patologie. Deve intervenire nel momento organizzativo, deve intervenire nel momento anche repressivo e sanzionatorio e deve intervenire, questo è l'aspetto più delicato che ha dato luogo a tanti dibattiti, nel momento della gestione straordinaria di imprese nell'ambito delle quali si è manifestato l'evento lesivo, l'evento reato, la corruzione o l'evento patologico nel senso lato. Una prima osservazione. La legge ha oggi predisposto nel momento organizzativo una sorta di pianificazione cosiddetta cascata. Compete a Cantone approvare il piano nazionale anticorruzione, ma compete anche verificare che poi da questo piano nazionale anticorruzione conseguano da parte delle amministrazioni locali e degli altri enti dello Stato le pianificazioni triennali sull'anticorruzione e sulla trasparenza. Se detto, la verifica deve essere attenta, perché altrimenti si corre il rischio di trasformare quello che è uno strumento di lotta alla corruzione in uno strumento di complicazione amministrativa che di per sé è un fattore che determina causativo della corruzione. Quindi compete all'anticorruzione non solo verificare che i piani siano realizzati, e in tal senso a Cantone
che ha attribuito anche un potere sanzionatorio, intervenire sanzionando gli enti che non adottano i piani, ma compete anche identificare che i piani non siano delle carte messe lì giusto per apparire formalmente a posto. Occorre che i piani anticorruzione e trasparenza siano realmente piani incisivi sulla trasparenza e su quel concetto che è l'integrità della pubblica amministrazione. È un compito estremamente difficile perché il cantone dovrà confrontarsi con resistenze localistiche che già si sono manifestate. Uno dei punti centrali della legge anticorruzione è quello che riguarda la trasparenza e l'integrità, e si vuole che a livello centrale siano definiti a livello centrale i criteri in base ai quali devono essere conferiti incarichi dirigenziali, come in tanti casi di inconferibilità, incompatibilità e incandidabilità. C'è già la reazione, c'è stata una reazione a livello locale, regioni, province, comuni, che si è detto nell'articolo 22 della legge del decreto 33 del 2013, si diceva è lo Stato che deve definire i livelli di trasparenza. Le regioni hanno rivendicato l'autonomia legislativa e hanno richiamato il principio della legislazione riservata alle regioni. È chiaro che questo contrasto, determinando una situazione di non collaborazione, determina l'inefficienza dell'intervento, che non ci può essere una trasparenza diversa, un'integrità diversa tra regione e regione, perché si corre il rischio che un'integrità lasciata alle iniziative locali, la definizione dei criteri di integrità, si traduca in una sorta di venire di meno della normativa in regioni particolarmente complesse, come ad esempio le regioni meridionali. Ma un problema estremamente controverso, e accenno a questo problema perché è centrale in questi giorni, sono i poteri gestionali che competono indirettamente all'ANAC, che può attivarsi perché una impresa, gli organi sociali siano responsabili di reati, una serie di reati, possa essere gestiti in via straordinaria dal prefetto a cui l'autorità anticorruzione deve rivolgersi. Si dice l'articolo 32 della legge 114 del 1914 non ha ancora questo potere di intervento dell'autorità anticorruzione, ha delle regole precise. L'autorità anticorruzione, che pur sempre un'autorità amministrativa, può incidere in modo decisivo sulla gestione di una impresa avviando l'amministrazione, diciamo, straordinaria. Cantone ha giustamente indicato quali sono i limiti del suo intervento nell'accordo che ha fatto con il Ministero dell'Interno nel luglio del 2015 e anche nel primo intervento che c'è stato. Cantone è già stato operativo, come sapete, perché ha commissariato, ha attivato la procedura perché fosse commissariato dal prefetto di Milano la Maltavola e ha indicato in questo decreto che è fondamentale quali sono i limiti in base ai quali è consentito un intervento dell'autorità anticorruzione. Ma anche qui ecco la condizione normativa. Occorre comunque raccordare questo intervento con l'altro intervento contemporaneo e quasi eventualmente sostitutivo che compete al giudice a fronte della legge 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti. Cioè, quando un'impresa si vede un soggetto dirigente imputato di corruzione è sottoposto a due interventi: l'intervento del giudice che può nominare un commissario giudiziale e l'intervento dell'autorità che per l'altra via può attivare la procedura che consente al prefetto di mettere sotto controllo questa azienda. Ci sono polemiche rilevanti sul polo perché ci siamo arrivati a questi tecnici che riservo il momento. Grazie.